Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Francesco Giavazzi. Buonasera. Economista, editorialista del Corriere della Sera e soprattutto consulente per il governo Monti per la cosiddetta spending review, quindi la revisione, i tagli della spesa pubblica. E buonasera e ben arrivato Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. Allora, professor Giavazzi, lei oggi pomeriggio ha fatto una delle tante riunioni con i tecnici del governo per vedere come rendere operative le sue proposte, no? Perché lei ha un suo piano di revisione della spesa pubblica. Intanto questo incontro com'è andato? Bene, come sempre tradurre le idee in norme di legge è complicato, quindi ci sono dei tavoli di lavoro che stanno cercando di tradurre le idee che io ho presentato al governo il 23 di giugno in norme di legge, quindi un lavoro complicato, ma che confido andrà a buon fine. Ma avete fatto dei passi avanti con la riunione di oggi? O... Sì, credo che nel giro di qualche settimana ci sarà un provvedimento, è un provvedimento specifico sulla spending review, che tocca solo i trasferimenti dello Stato alle imprese, che sono tanti soldi, ma è un pezzettino piccolo della spesa pubblica. Quindi lei dice che nel giro di qualche settimana ci sarà il decreto pronto da presentare poi se dopo. Si trova un punto d'incontro, credo che ci sarà e penso si troverà un punto d'incontro. Sì, ma l'opposizione più forte da quale parte arriva? Perché lo Stato trasferisce tanti soldi alle imprese. Quanti? Circa 20-30 miliardi di euro. La filosofia, poi alcuni di questi sono giustificati, sì, altri no. La filosofia di questo rapporto era quello di dire, siccome c'è poca evidenza che questo fiume di denari serva a qualcosa, nel senso cioè induca le imprese a fare delle cose diverse da quelle che farebbero se non ci fosse questo denaro, togliamolo, non accade nulla, perché tanto non fanno nulla di diverso, e ridiamolo al mondo delle imprese in un modo specifico, cioè riducendo il cuneo fiscale, cioè la differenza fra il costo del lavoro per l'impresa e il salario del lavoratore. Quindi il mondo delle imprese non ci perde, però alcuni ci perdono, pochi, e molti ci dovrebbero guadagnare. Fassina, è corretto, diciamo, questo ragionamento del professor Giavazzi? Vi convince? Ma non c'è dubbio che è utile fare una revisione dei trasferimenti alle imprese, perché non sempre sono stati definiti con una razionalità chiara, a volte hanno risposto ad altri obiettivi, quindi una review appunto dei trasferimenti è utile. Mi pare che dal rapporto che il professore ha coordinato in realtà individua un sottoinsieme di una decina di miliardi di trasferimenti a loro giudizio eliminabili. Io non sono sicuro. Scusa, che possiamo chiedere, visto che ce l'abbiamo qui, sono quindi una decina di miliardi, sì, quelli che potrebbero essere tagliabili. Abbiamo deciso di non toccare nulla che abbia a che fare con servizi pubblici obbligatori, quindi denari che lo Stato dà alle ferrovie, non li tocchiamo. Tocchiamo quelli che dà a cose non obbligatorie. Per esempio? Trasferimenti a imprese per attività di ricerca oppure per cose meno... Le faccio un esempio, perché lei diceva che sono... lo Stato dà molti denari agli autotrasportatori, però li dà in modo incongruente, perché da un lato sussidia il prezzo della benzina, per tenere, ma dall'altro li sussidia se prendono il camion e lo mettono sul treno. Allora, l'effetto netto è quasi nullo, no? Però si spendono denari che se cancellati non avrebbero... O sussidi il trasporto su rotaia aiutandoli a mettere il camion sul treno o gli riduci la benzina. Quindi l'effetto totale mi sembra nullo. E poi appunto bisogna vedere in questo insieme, in questo sottoinsieme di una decina di miliardi, gli interventi utili e quelli non utili. Loro hanno per esempio, anche facciamo un esempio concreto, cosa li preoccupa? Non sono sicuro che tutti i trasferimenti per ricerca e sviluppo siano da tagliare. Non sono sicuro, ad esempio, per tornare al caso del trasporto pubblico, perché è vero in generale quello che dice il professore, però non è che la rete ferroviaria arriva dappertutto. Quindi secondo me bisogna fare una valutazione, non c'è, come dire, nessun pregiudizio contro un'ipotesi di razionalizzazione, va fatta una valutazione sul singolo programma,
Diciamo anche che i nostri trasferimenti alle imprese non sono superiori, anzi sono inferiori a quella che è la media europea. Sono già in linea, cominciamo malissimo, sono in linea, professor Giavazzi. Sono in linea, no, nel senso che mi pare, ma, voglio dire, è una posizione legittima, non la condivido, è una posizione legittima, mi pare che per un paese che voglia fare un po' di politica industriale, delle risorse da allocare a determinati obiettivi non siano uno spreco. L'Alcoa, un attimo allora di un esempio concreto, possiamo fare quello dell'Alcoa? Possiamo cominciare da un altro, poi vediamo l'Alcoa e parleremo a lungo. In questi denari ce ne sono moltissimi che vanno al mondo dell'editoria, delle televisioni, non è evidente quella roba lì. Moltissimi, 200 milioni, insomma. 200-300 milioni, sì. Cioè questa vogliamo tagliare anche quelle, professor Giavazzi? Beh, non è evidente che servano. A cosa servono? Non so. Servono a tenere in piedi, ad esempio, qualche giornale che chiude. È chiaro che se uno dà una valutazione prossima allo zero di quello che può rilevare un giornale che rimane in piedi, è chiaro che non... cioè, mi piacerebbe sottolineare che ci sono valutazioni da fare, che non c'è un credito oggettivo per cui quei 10 miliardi sono... Voglio fare un po' di politica industriale. Faccio un esempio. Lo Stato dà dei denari alla RAI perché le fasce meno abbienti non pagano il canone. Allora la RAI dice, però tu mi rimborsi per questo. Allora, non vedo perché, perché in questo modo i poveri pagano lo stesso, perché lo pagano attraverso le loro tasse. Tu alza il canone per i ricchi per compensare quello per i poveri, ma farlo attraverso la tassazione non mi sembra un buon sistema. Ma questo è assolutamente, si può discutere, però stiamo parlando di aspetti marginali. A me pare che il punto di fondo qua sia discutere se ha senso o no fare politica industriale. Poi magari lo facciamo con gli strumenti sbagliati, sui settori sbagliati, su questo discutiamo, però che ci siano delle risorse da allocare a un sottinsieme di attività produttive che riteniamo utili a questo paese per crescere, non lo vedo necessariamente come uno spreco. E non sono sicuro che tagliando questi e ridistribuendo qualche miliardo, che è sostanzialmente irrilevante sul cuneo fiscale, perché l'abbiamo fatto anche col governo Prodi, abbiamo distribuito 8 miliardi sul cuneo fiscale, non è che la competitività di questo paese è schizzata verso l'alto. Facciamo un esempio che non è piccolino, che è grande. 11 miliardi e mezzo all'anno di rendita che diamo a chi ha messo i pannelli solari. Cioè noi abbiamo, ci sono circa 10-15 mila individui o società che hanno messo i pannelli solari. È una scelta politica industriale, un disastro, perché ha messo dei pannelli solari che saranno lì 20 anni, obsoleti, perché oggi negli Stati Uniti c'è una tecnologia per cui tu dipingi il tetto di un colore, non rovini l'ambiente e hai lo stesso effetto. E noi pagheremo per 20 anni 11 miliardi all'anno a questi colori. Questo è un disastro di politica industriale. Da questo punto di vista abbiamo fatto delle proposte per rivedere quei sussidi che sono stati distorti e non c'è dubbio. Quindi questi però, sicuramente verranno tagliati, questi sussidi verranno. No, perché no. C'è una posizione nel governo che dice non si può venir meno degli impegni presi. Però in Spagna l'hanno fatto, cioè se io ho preso un impegno e regalo 11 miliardi all'anno a 10.000 persone, io questo impegno lo posso togliere. In Spagna l'hanno fatto. Si tratta di ridurre, di rimodulare, vedere quali altre fonti rinnovabili è utile sostenere. Però ecco, entriamo nel merito di scelte di politica industriale. Il fatto che siano stati distorti quelli sul fotovoltaico non vuol dire che debbano essere perse quelle risorse e non più utilizzate per la politica industriale. Allora, qui siamo diversi. Io ho una sfiducia nel fatto che qualcuno al Ministero dello Sviluppo da qualche altra parte riesca a vedere dove va questo paese. La probabilità che sbagli è elevatissima, come nel caso Come sa meglio di me, lo fanno tanti paesi e con discreto successo. La Germania fa politica industriale. Ma la Germania ne fa di cose diverse però dall'Italia su tanti fronti. Gli Stati Uniti fanno politica industriale. Sì, e fanno però anche accanto a questo molte altre cose. Però citiamo degli esempi concreti, perché sennò così per linea di principio siamo d'accordo tutti. Allora, professor Giavazzi, l'Alcoa. Secondo i suoi criteri va aiutata o no? Certo che no. Questa è una le miniere del Sulcis e l'Alcoa, che è l'appendice di queste miniere, non è produttiva da quando sono state create nel 1890, credo, no? Eccetto nel periodo dell'autarchia col fascismo, perché non importavamo carbone e c'era lì. Il progetto che c'è adesso di fare una nuova centrale che assorbe il CO2, per cui è più friendly per l'ambiente,
costa una cosa che spalmata sui minatori dell'Alcoa è circa 100.000 euro a minatore all'anno. Io credo che è meglio dargli 100.000 euro all'anno e che facciano qualcos'altro, o vanno in pensione o aprono qualcosa. Cioè sussidiare una cosa che è sotto il livello di rendita, secondo me non ha senso. Diamogli, spendiamo quei soldi, ma diamogli 100.000 euro ciascuno. L'avessimo fatto nel 94, quando abbiamo cominciato a sussidiarli, forse questi qua adesso avrebbero una vita migliore di quella che hanno. No, mi pare che però mette insieme la miniera Carbosulcis con l'Alcoa, che sono attività diverse, sono entrambe nel Sulcis, ma i dati a cui lei si riferisce riguardano la miniera. No, ma l'Alcoa, siccome il carbone della miniera produce energia che costa molto, noi sussidiamo attraverso la bolletta elettrica l'Alcoa, perché l'Alcoa deve, non, a quei prezzi dell'energia non ce la farebbe. Sì, c'è un intervento di sostegno sul il prezzo dell'energia, l'obiettivo è arrivare a una situazione in cui a regime non ci sia più bisogno di risorse pubbliche, perché non c'è dubbio che non ci possiamo permettere di avere... Ma è impossibile, dal 1890... Ma non è vero, c'è un problema... Lei, l'Alcoa deve già continuare ad aiutare l'Alcoa. C'è un progetto che riguarda quell'area che... Ad esempio, Glencore, che è l'azienda che proprio confina con l'Alcoa e che è adesso l'acquirente potenziale, per carità ancora solo potenziale, di Alcoa, potrebbe raggiungere, acquisendo Alcoa, una serie di economie di scala che consentirebbero di abbassare i costi di produzione e di rendere quella produzione una produzione... Però qui c'è un problema perché ci sono dei soldi che noi spendiamo direttamente, buoni o cattivi che siano, sono visibili, e poi ci sono denari che noi facciamo pagare ai cittadini attraverso la bolletta dell'Enel. Per esempio, l'Enel paga l'elettricità prodotta al Sulcis circa 170, misurato in lire al kilowattora, a fronte di 60-65, che è quello che il costo altrove. La differenza va in bolletta. Ora, forse sarebbe bene dirlo ai cittadini questo, che ciascuno di noi paga una bolletta elevata e quindi ha un potere d'acquisto del suo salario più basso, anche perché finanzia queste cose. Secondo me questo non è molto trasparente, perché se lei mi mette un'imposta, io capisco che devo pagare una tassa, ma questa tassa nascosta nella bolletta, di cui nessuno sa cosa ci sia, poi chissà se la differenza è veramente 100, oppure se l'Enel ce ne mette altri 10, mi fa pagare di più. È questa cosa poco trasparente che secondo me non funziona. Su questo siamo d'accordo. La trasparenza è fondamentale, però per precisione, l'Alcoa, la fornitura di energia all'Alcoa, come sa, dava anche dei servizi, c'era l'interrompibilità, c'era la possibilità per la rete elettrica nazionale di distaccare la fornitura di energia a quell'impianto, era un servizio. A 170 lire al kilowattora contro 60 che costa un prezzo molto alto. Comunque, il punto che non possono esserci imprese sistematicamente in perdita che vanno sussidiate, siamo d'accordo. Riteniamo, da quella discussione che è stata fatta in modo anche abbastanza approfondito, che ci siano le condizioni per una transizione, per portare quell'area che altrimenti rimane un deserto sul piano industriale. Ma se noi investiamo 100.000 euro a ciascun minatore, questo si apre un'attività di qualche tipo. Ma non si apre nulla, bisogna accompagnare questa transizione, bisogna tenere le attività industriali che possono funzionare. È dal 1890 che nel Sulcis cerchiamo di fare la transizione, siamo nel 2012, gli avessimo dato i soldi a loro, spesi lo stesso. Lì ci sarebbe attività turistiche, ci sarebbe di tutto. Forse bisogna qualche cambiamento c'è un piano che è finalizzato. Ma non bisogna che questo piano sia basato sul carbone, purtroppo. Sono stati 100 anni e bisogna riconoscere che quello è basato su tecnologie per catturare l'anidride carbonica che ci consentono di arrivare a standard europei. Insomma, non è un'operazione tutta in perdita, si può arrivare a una transizione che garantisca un risultato che sta sul mercato. Allora, veniamo a un'altra questione annosa, la questione della Fiat. Professor Giavazzi, allora, ieri l'azienda automobilistica ha annunciato che bisogna rivedere il progetto Fabbrica Italia, no? Bisogna rivederlo alla luce dei dati, delle vendite, no? Quindi, insomma, che non vanno molto bene, anzi. A questo punto il governo, secondo lei, deve intervenire sulla Fiat oppure bisogna così in qualche modo lasciar fare al libero mercato? Dunque,
La Fiat, secondo me, va male perché i consumi in Italia vanno molto male e la Fiat è concentrata in Italia e quindi se i consumi va male non vende automobili in Italia. Perché le vende solo in Italia? Secondo me perché è stata sussidiata per 20-30 anni e se lei sussidia per 20-30 anni un'impresa, questo è il risultato. Questa impresa non si diversifica, continua a stare nel mercato dove è aiutata e se questo mercato va a picco, come è andato adesso, non ce la fa più. Quindi questo è il risultato di 20-30 anni di errori di politica industriale in cui si davano soldi alla Fiat purché stesse qua, anziché aiutarla. Quindi adesso che cosa bisognerebbe fare, secondo lei? Io credo che dare altri soldi alla Fiat riproduce i disastri di questi ultimi anni. L'unica cosa da fare sarebbe aiutare il potere d'acquisto delle famiglie che comprano delle automobili. Purtroppo forse le comprano tedesche, non le comprano quelle della Fiat. Fassina, lei sì, c'è un problema specifico della Fiat, perché la Fiat ha perso anche quote di mercato in Italia, nel senso che la crisi italiana è evidente, però c'è un problema di competitività, di innovazione, di modelli che la Fiat non ha fatto adeguatamente come hanno fatto altre imprese. Per una fase l'amministratore delegato ha cercato di scaricare questo problema sulle relazioni sindacali, sul costo del lavoro, sull'utilizzo del lavoro. È evidente che il problema di fondo è il deficit di innovazione che ha caratterizzato quell'azienda. Quindi ora è chiaro che non ha senso parlare di incentivi alla rottamazione perché avrebbero il 70% delle auto in Italia sono importate, quindi regaleremmo dei soldi a qualcun altro. Però si può vedere sulla base anche di quelli che sono i programmi dell'azienda di sostenere ricerca e sviluppo per soluzioni innovative, come, ripeto, fanno in altri paesi con risultati che poi consentono alla Volkswagen di conquistare quote di mercato o altre aziende di fare lo stesso. Obama è intervenuto negli Stati Uniti, come sapete, su Chrysler e General Motors con 20 miliardi. Sì, i lavoratori della Chrysler hanno però dovuto accettare una revisione dei loro contratti di lavoro che ma questo è avvenuto anche in Italia. Chrysler è un buon esempio. È vero che Obama li ha aiutati, poi dopo la Chrysler gli ha restituito tutti i soldi fino all'ultimo dollaro, però l'ha di fatto data a uno straniero, in questo caso a un italiano. Se venisse un cinese, come accade nel caso della Saab o della Volvo, e dicesse vi compro la Fiat, noi saremmo contenti, come è stato Obama? Ma se no? L'alternativa è che perdiamo l'automotive, io non credo che ci sia un problema di investitore straniero. Quindi andrebbe bene anche un cinese che si compra la Fiat. Non so se per esempio è noto che ci sia un interesse della Volkswagen per l'Alfa Romeo. Se il governo si decidesse a capire quali sono i programmi della Fiat, potremmo anche provare a fare qualcosa per evitare che perdiamo anche l'automotive, oltre alla chimica. Questa è una novità, oltre... però. Quindi lei, un azionista di maggioranza cinese a Mirafiori, dice che va bene. Un azionista è in grado di salvare e rilanciare l'automotive in Italia indipendentemente dalla nazionalità. L'ho detto anche pubblicamente. Chiarissimo. Io adesso devo andare andiamo in Cina a cercare. Andiamo in Cina. Ma no, ma in Europa ce ne sono diversi disponibili. Vedremo. Intanto devo andare in pubblicità, poi tornerò con i miei ospiti, anche perché il professor Giavazzi, in un suo editoriale del Corriere, ha invitato Monti a fare una cosa bipartisan che sarà di difficile realizzazione. Dopo ne parliamo, subito dopo la pubblicità. Allora, professor Giavazzi e Stefano Fassina, vi devo leggere una dichiarazione di Diego Della Valle, il gran patron di Tod's, di Fei e di altre marche della moda italiana, sulla Fiat. Allora, dice Della Valle, il vero problema della Fiat non sono i lavoratori, l'Italia o la crisi che sicuramente esiste. Il vero problema sono i suoi azionisti di riferimento e il suo amministratore delegato. Sono loro che stanno facendo le scelte sbagliate. Ecco, questo dice Diego Della Valle a proposito di Marchionne, presidente del presidente della Fiat, Elkann. Allora, che commento vuole fare, Giavazzi? Scelte sbagliate rispetto a che cosa? Cioè, questi sono amministratori e azionisti di un'azienda che ormai è più americana che italiana, che ha un'appendice complicata in Italia, ma che ha il cuore a Detroit. Quindi loro fanno gli interessi di questo gruppo che ha la Chrysler al centro.
poi hanno un'appendice in Italia che per i motivi che dicevamo prima va male, anche perché la domanda di automobili è crollata del 30%. Allora non è che non fanno degli interessi sbagliati, fanno gli interessi di un'azienda che ha il cuore a Detroit. Stefano Fassina, è colpa di Marchionne, della proprietà della Fiat, se l'azienda va così male, come dice Della Valle? Ma l'azienda va male per tante ragioni e ovviamente chi è proprietario, ed è importante che ci ricordiamo che la Fiat non è una public company, cioè che ha gli azionisti di riferimento che decidono e che per quanto molto ben pagato l'amministratore delegato è un dipendente della Fiat e della proprietà. Mi pare ci sia un punto importante che è noto, però è difficile far passare nel dibattito, che non è responsabilità dei lavoratori. Poi sul sbagliato o giusto... Ma la stupisce che un grande imprenditore come Diego Della Valle faccia una dichiarazione di questo genere? Non è la prima volta che lo dici. Sì, appunto, non è la prima volta. Ora non so bene perché ha fatto queste affermazioni. Dopodiché sullo sbagliato dipende qual è il riferimento. Come ricordava il professor Giavazzi, la Fiat ha fatto già delle scelte. Il problema è che ha fatto finta che queste scelte non ci fossero e ha scaricato su altri, in particolare i lavoratori, le relazioni sindacali, ragioni che invece sono di altro tipo, che fanno gli interessi legittimi di un'azienda che vuole fare altro. Quello che non è andato è che ha provato a scaricare sui lavoratori scelte che hanno natura aziendale. Faccio una domanda, ma il dottor Della Valle molte delle sue scarpe le produce in Cina, non le produce nelle Marche, quindi anche lui si è globalizzato, ha portato posti di lavoro altrove, cioè non è che uno produce le scarpe solo nelle Marche, quindi... Vabbè, adesso insomma non abbiamo di qui il dottor Della Valle, quindi certo. Va bene, allora adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché torniamo sulla cosiddetta spending review, no? Dalla quale, o review che dir si voglia, si può dire in entrambi i modi, giusto? Perché ogni volta si accende un piccolo dibattito anche su questo. Allora, sappiamo che tagliare la spesa pubblica non è un problema solo del nostro paese, ma è un problema che abbiamo in comune con molti altri paesi europei. Sentiamo Paolo Pagliaro. Il mondo è seduto su una montagna di debiti pubblici, circa 52 mila miliardi di dollari. Tutto è andato bene finché il debito è stato rifinanziato grazie alla crescita dell'economia, ma quando la crescita è rallentata sono cominciati i problemi. Dall'inizio della crisi del 2007 il passivo degli stati è aumentato del 50%. È su questo sfondo che sono tornate d'attualità le politiche di spending review, cioè di taglio dei costi dell'amministrazione. In Italia il peso del debito è ormai insostenibile, ma la riduzione dei costi non è un'urgenza solo italiana. Nel libro intitolato Spending Review, pubblicato quest'estate da Donzelli, Luciano Inna e Mauro Marcantoni passano in rassegna le più significative esperienze europee di taglio della spesa pubblica. Fanno una certa impressione le cifre riguardanti il Regno Unito. I risparmi previsti dal 2011 al 2015 ammontano a 81 miliardi di sterline. I ministeri subiranno tagli per un importo medio del 19%, il welfare statale sarà ridotto di 7 miliardi e 490 mila posti di lavoro pubblici saranno soppressi. In Francia comincia a produrre i suoi effetti il pacchetto di 347 misure per trasformare l'amministrazione pubblica voluto da Sarkozy. Il numero di giurisdizioni è diminuito del 30%, la nascita di un'unità trasversale che gestisce tutta la parte informatica della pubblica amministrazione ha fatto risparmiare 3 miliardi l'anno. Essendosi dati l'obiettivo di assumere un nuovo impiegato ogni due pensionati, 100.000 statali che andranno in pensione entro il 2013 non saranno sostituiti. L'approccio seguito dalla Finlandia si focalizza invece sull'efficienza e sulla maggiore produttività dell'apparato pubblico, mentre in Olanda si sono tagliati 35 miliardi, fissando tetti di spesa per i ministeri e stabilendo che ogni riforma deve portare a un risparmio. In generale, la tendenza è quella di non basarsi su ciò che si è speso in passato, ma di capire cosa sarà davvero necessario spendere in futuro. Professor Giavazzi, a parte i sussidi alle imprese, cos'altro c'è da tagliare nella spesa pubblica italiana? Ma secondo me noi abbiamo un problema di fondo difficile. Cioè abbiamo uno Stato che abbiamo costruito negli anni 70
quando le persone vivevano fino a 70 anni la spesa sanitaria era bassa perché la spesa sanitaria si accumula negli ultimi anni della vita. Adesso fortunatamente viviamo fino a 100, la spesa sanitaria è molto alta e quello stato sociale ce lo possiamo permettere solo con livelli di tassazione vicino al 50% in cui l'economia non cresce. Quindi bisogna ripensare a che cosa vogliamo fare per ridurre la tassazione, se no l'economia, le imprese per prime non crescono. Fassina, voi del Partito Democratico cosa proponete per abbattere la spesa pubblica? Dove bisogna cominciare concretamente? La spesa pubblica italiana dovrebbe essere ricordato che è tra le più basse d'Europa se togliamo la spesa per interessi. Se togliamo la spesa per pensioni è proprio la più bassa dell'Europa a 27. Sulla spesa per pensioni credo che più di quello che abbiamo fatto con una serie di danni come nel caso degli esodati sia difficile pensare che si possa fare. Siamo il paese che arriva a 67 anni di età pensionabile molto prima della Germania. La spesa pubblica italiana va molto riqualificata, va molto riorganizzata. Do un dato perché si parla della spesa pubblica italiana con scarsa consapevolezza. Noi abbiamo una spesa sanitaria che è di gran lunga la più bassa pro capite, che è la di gran lunga la più bassa d'Europa. Noi spendiamo pro capite, cioè a persona, 2.360... Quindi dove bisogna tagliare, Fassina? Non bisogna tagliare, abbiamo già tagliato tantissimo e con i risultati che vediamo, perché noi avremo già in questi giorni, in queste settimane, effetti pesantissimi sulla vita delle persone, perché è un conto migliorare e tagliare gli sprechi, noi dobbiamo riqualificare e spostare aggregati di spesa. Professor Giavazzi. Perché non stiamo riducendo gli sprechi, stiamo tagliando le condizioni materiali di vita delle persone. Svezia e Danimarca spendono più di noi al netto degli interessi, no? Però che spesa pubblica hanno? Hanno una spesa pubblica efficiente con cui l'economia cresce. Allora ci sono due strategie diverse. Lei dice rendiamolo efficiente come gli svedesi e possiamo avere quei livelli di spesa. Ma no, io ho qualche dubbio che noi possiamo renderlo evidente. Ma noi partiamo da livelli bassissimi. No, il totale della spesa è 45% del PIL. Lasci stare il totale, perché il totale della spesa c'è la spesa per interessi e ci sono le pensioni. Io pago tasse per il totale della spesa e anche per quei pensionati che sono in pensione da 30 anni. La spesa che finisce. Quindi credo che se non ci vogliamo illudere che in questo paese si rende efficiente la macchina dello Stato nel giro di qualche anno, l'unico modo è ridurla. Ma io vorrei che noi fossimo d'accordo almeno su un punto, poi ciascuno di noi ha le sue punti di vista politici, perché stiamo parlando di politica qua, non stiamo parlando di economia, sono punti di vista politici. Vorrei che fossimo d'accordo, primo sul dato. Noi spendiamo, siamo all'ultimo posto in Europa per spesa corrente, cioè per spesa complessiva al netto degli interessi e delle pensioni sulle quali abbiamo già fatto Che continuiamo a dare pensioni a gente che è andata in pensione a 45 anni dopo aver lavorato 20. Non possiamo buttarli a mare i pensionati. Io vorrei che noi fossimo d'accordo prima su questo dato, che noi pro capite sulla sanità spendiamo $2.300 e in Germania ne spendono 3.600, in Francia ne spendono 3.000, nel Regno Unito ne spendono 2.000. Più alto in Germania, ne spendono. E poi vorrei che... Lei stava dicendo che anche il reddito pro capite è più alto in Germania. Sì, ma non della stessa proporzione. Comunque, io vorrei che fossimo almeno d'accordo su un punto. Non diciamo che tagliamo gli sprechi. Poi diciamo che stiamo tagliando servizi fondamentali per la vita... L'ipocrisia di raccontarla come... taglia gli sprechi. No, ma infatti su questo sono d'accordo. Ci mettiamo d'accordo, diciamo, dove vogliamo arrivare. Qualche taglio lo spreco, i cittadini se ne vanno con i forconi. Però, ma certo, ma per riallocare. Sì, perché... io penso che questo paese con un livello di tassazione che in media è il 50% del PIL, ma perché per chi paga le tasse è il 60%, non cresce. No, non c'è dubbio. Allora bisogna tagliare la spesa per ridurre le tasse. Ma no, per esempio lei sa bene che la nostra grande anomalia in Europa è l'evasione fiscale, che è il doppio della media europea. Quindi senza fare campagne di sterminio di massa. Per carità, il governo Monti ha fatto tanto, ma ce lo diciamo da 30 anni che c'è l'evasione fiscale. Non è un motivo sufficiente perché dobbiamo avere N governi di centrosinistra hanno fatto meno di questo. Ma non è vero, le posizioni sono molto chiare, però siccome adesso abbiamo pochi minuti, io vorrei... in chiusura, professor Giavazzi, chiederle, siccome lei ha suggerito a Monti, e su questo poi la interpello ovviamente Fassina, ha chiesto a Monti di chiedere esplicitamente al PD e al PDL un impegno a non modificare né l'IMU e neanche la riforma delle pensioni
in caso di vittoria elettorale. Monti lo farà intanto? Non so se lo farà, però ho una preoccupazione, che questa campagna elettorale sia giocata sicuramente dal centrodestra, come Berlusconi giocò l'ICI l'altra volta, cioè andando in televisione dicendo io tolgo l'IMU, e che il centrosinistra o sul mercato del lavoro o sulle pensioni risponda dicendo io cambierò a queste riforme. Ecco, questo qui per un paese che deve continuare a tornare sul mercato e mettere titoli è un disastro, gli investitori scappano. Allora io dico facciamo, il Presidente del Consiglio potrebbe invitare i partiti a fare un accordo in cui alcune cose non le fanno, alcune cose le tengono, se pensiamo che questo governo alcune cose buone le abbia fatte, perché il beneficio per il paese nei termini di aste che vanno bene, di tassi di interesse che sono bassi, sarebbe enorme. Credo che questo si potrebbe fare. Il Partito Democratico si impegna e si impegnerà in campagna elettorale a non cambiare l'IMU e neanche la riforma delle pensioni? Noi siamo già impegnati a rispettare quelli che sono i vincoli, gli obiettivi che l'Italia ha concordato in sede europea. Ci riserviamo di fare delle modifiche sia alla riforma, all'intervento sulle pensioni, sia all'intervento sul lavoro, senza dover buttare nel cestino tutto quello che è stato fatto, ma ci sono dei problemi che noi vogliamo modificare e credo che la democrazia... Nella riforma delle pensioni cosa? Agli esodati sicuramente. Vabbè, quello lo dice anche Monti che no, non lo dice Monti, Monti si è fermato sui 120.000 che in Parlamento abbiamo salvaguardato. Ne rimangono almeno altrettanti che non sono salvaguardati e vanno salvaguardati. Seconda cosa, c'è un'età unica di pensionamento a 67 anni che è difficile applicare al minatore che sta a 400 metri sottoterra o a un insegnante d'asilo che deve stare con 30 bambini. Si può recuperare la flessibilità del sistema contributivo. Si può fare questo compromesso, professor Giovanni? Come sa, il centro-sinistra, quando è stato al governo negli ultimi 20 anni, ha sempre ridotto il debito pubblico. Quindi nessuno può mettere in dubbio le nostre credenziali di affidabilità in termini di finanza pubblica. Vorremmo, se rimaniamo una democrazia, poter provare a decidere un mix diverso, perché nelle democrazie... E anche perché le ricordo... che il debito pubblico, come lei sa, quest'anno e l'anno prossimo, proprio perché sono state fatte nell'area euro in generale, ora non sto parlando dell'Italia, una politica di rigore autodistruttiva continuerà a aumentare, perché il bello di tutta questa storia è che dopo tutte queste manovre il debito pubblico continua a aumentare perché siamo in profondissima recessione. Certo, perché abbiamo, secondo me, perché abbiamo aumentato le tasse anziché ridurre le spese. Va bene. Io penso che sia meglio se questo impegno sui conti pubblici, non togliere l'IMU, le pensioni, lo fanno i partiti autonomamente anziché se ce lo impone il Fondo Monetario o l'Europa. Posso fare un'obiezione? Sì. Ma perché a parità di gettito io non posso togliere l'IMU al 3/4 delle famiglie della classe media e mettere un'aliquota più alta sui grandi patrimoni? Qual è il problema? Perché non funziona questo, perché ma non c'è un passaggio uno a uno. Ma a meno che lei aumenta abbiamo fatto i conti. Deve alzare l'IMU da chi guadagna 50-60.000 euro no, in più. No, sul valore dell'abitazione. Sulle abitazioni oltre un 1.200.000 euro di valore, noi possiamo mettere un'aliquota più alta e eliminare l'IMU per la stragrande maggioranza della classe come media. Come tutte queste cose patrimoniali problema? Funzionano se uno allarga molto la platea di quelli a cui aumenta abbiamo le tasse. Fatto... Se uno aumenta le tasse ai quattro ricchi non ce no, la fa. No, non sono quattro ricchi quelli che hanno patrimonio immobiliare sopra 1,2 milioni di euro. Ma abbiamo fatto i conti, il gettito è lo stesso. In Commissione europea non dicono niente. La distribuzione è diversa. C'è una cosa di principio. Conta anche l'equità nel mondo. In tutti i paesi civili l'imposta sulla casa c'è ed è importante. Perché se io pago i soldi al sindaco, poi dopo posso vedere questo mette a posto i marciapiedi, mette a posto la strada, eccetera. Se li do allo Stato, non so. Quindi secondo me l'IMU pagata da tutti ha un forte effetto di incentivo controllando l'amministrazione. Poi togliamo delle altre tasse. No, questo è un altro discorso. Però è l'IMU che vogliamo togliere. Allora non è un problema di finanza pubblica, è un problema di assetto fiscale ottimale. Però si è tolta l'ICI, si vuole togliere l'IMU. Queste sono, secondo me, importanti. Bene, abbiamo accertato che esiste un dissenso anche profondo su una serie di questioni. Non c'è ombra di dubbio. A proposito ancora di politica, Fassina, è meglio nel 2013 sarebbe meglio un governo Monti o un governo Renzi? No, un governo Bersani. Un governo Bersani, siamo sicuri che... È il nostro obiettivo. Ma chi vince le primarie?
Bersani. Secondo lei, Giavazzi? Finora, quando il PD ha presentato dei propri candidati alle primarie, a cominciare da Pisapia e Milano, ha sempre perso. No, sempre no. A Milano, guarda, nel 95%, Milano, Genova, nel 95% dei casi, le potrei fare l'elenco. Mi pare di capire che Giavazzi pensi che vincerà Renzi le primarie. Sì, non forse penso preferisce che sia meglio, che penso che vincerà Renzi. Ma che non è meglio? Non lo so. Grazie professor Giavazzi, grazie Stefano Fassina, grazie spettatrici e spettatori, e prima di salutarvi vorrei ricordarvi che Oxfam Italia lancia una campagna di aiuto contro la povertà. Fino al 23 settembre potete donare 2 o 5 euro chiamando il numero 45503 da cellulare oppure da rete fissa. Chiamate il 45503 e darete un aiuto a Oxfam Italia per i poveri nel mondo. Grazie, buon fine settimana. Noi ci vediamo come sempre lunedì 8:30. Avremo Eugenio Scalfari e Paolo Mieli. Arrivederci. Bello.